In Italia vivono 9 milioni di persone in età scolare, 8 frequentano la scuola pubblica, suddivisi in più di 370.000 classi distribuite in 42.000 scuole. Va all'asilo poco più di 1 milione di bimbi di età compresa fra i 3 e i 5 anni, 2 milioni e 600.000 sono i bambini della scuola primaria. Alle scuole medie troviamo poco meno di 1 milione e 700.000 ragazzi e altri 2 milioni e 550.000 frequentano le superiori. Affrontano questo esercito ogni mattina circa 700.000 insegnanti, l'82% dei quali è di sesso femminile, un numero che comprende anche 26.000 docenti di religione, dipendenti pubblici ma di nomina vescovile, e circa 80.000 insegnanti di sostegno agli allievi problematici, peculiarità quasi esclusiva del sistema italiano. Al totale vanno aggiunti anche 180.000 docenti precari e 237.000 bidelli. La distribuzione geografica rispetta quella della popolazione italiana. Al vertice troviamo la Lombardia con 1,1 milioni di studenti e in fondo il Molise con appena 38.000. Significativo lo spopolamento del Mezzogiorno d'Italia, che ha perso in meno di 10 anni quasi 200.000 studenti. Le regioni centro-settentrionali, anche grazie alla popolazione immigrata dall'estero, ne hanno guadagnati 300.000.